Ciao, grazie per partecipare alla nostra presentazione, La logica di Bicon, in diretta dalla sede centrale di Boston, nel Massachusetts. Sono onorato del fatto che ci siano 1500 partecipanti provenienti da 75 paesi differenti. Grazie per la vostra partecipazione. Spero che questa presentazione porterà dei benefici non solo a voi e alle vostre famiglie, ma soprattutto ai vostri pazienti. Io sono Wim Morgan, un dentista responsabile dell'amministrazione della Bicon dal 1994. Dal 1985 la Bicon si fonda su determinati principi di semplicità, prevedibilità, marginalità, tutti basati su una forte base logica. Quando ero un giovane studente, un frate domenicano mi suggerì che se una cosa è logica, bisogna seguirla, e se è illogica, bisogna evitarla, e avrei sicuramente avuto successo. Bene, cos'è logico? Sappiamo che tutti gli impianti più o meno funzionano, alcuni meglio di altri, e per questa giovane donna con una genesia laterale, entrambi gli impianti sembra che funzionino bene su di lei. Tuttavia, quale vorresti posizionare? Quale vorresti avere nella tua bocca o in quella di tua figlia? Dal 1985, Bicon ha raggiunto un'ineguagliabile capacità clinica con meno tempo trascorso sulla poltrona, meno oneri finanziari e chiaramente meno dolore per i tuoi pazienti. Fortunatamente questa presentazione ti aiuterà a capire gli aspetti che io e molti utilizzatori di Bicon, provenienti da tutto il mondo, conosciamo da 35 anni. Sì, dopo 35 anni il design è sempre uguale. Ho posizionato i miei primi impianti subito dopo la laurea, quando ancora non avevo alcuna formazione e nessuna istruzione sugli impianti. Abbiamo semplicemente ordinato due impianti in titanio a lama della Miter, per posizionarli nel mascellare posteriore dell'uomo con cui praticavo. Come guida avevamo solo la logica. Abbiamo fatto un'anestesia locale, riflettuto i lembi e fatto due solchi verticali nel suo alveolo. La fortuna della prima volta, o qualsiasi cosa sia stato, funzionavano e lui è morto con gli impianti dopo 14 anni. Abbiamo posizionato questi impianti solo con la logica che abbiamo acquisito dalla nostra formazione odontoiatrica come studenti universitari. Successivamente a questo, abbiamo posizionato e protesizzato pochi impianti fino al 1980. Tuttavia, tra l'80 e il 1992, abbiamo posizionato più di 2500 impianti. E sì, conosco bene gli impianti avvitati, molto bene. Ed uno dei problemi principali di questi impianti erano le viti. Semplicemente non sono una soluzione logica per fissare una corona all'impianto. Non possono funzionare e nel 1992 sono andato a piangere da mio zio e gli ho detto che avrei smesso. Potevo essere più proficuo per la mia famiglia facendo la profilassi piuttosto che la protesizzazione degli impianti, perché siamo consapevoli dei problemi con le viti, l'allentamento, la rottura, l'instabilità. L'unico problema che raramente viene messo in discussione è l'odore. Il cattivo odore viene associato al flusso dei batteri intorno alla vite. Fortunatamente non ho deciso di smettere con gli impianti, perché anche Bob Chapman, il Chairman of Prosthetic Dentistry della Tufts University, conosceva i problemi con le viti. Lui ha scoperto un impianto chiamato impianto Stryker, del quale disse che era straordinario perché semplice. Erano solo due parti. Lui disse: non ha la vite. E non ha bisogno di chiavi dinamometriche. È semplice, Vin. Così gli abbiamo creduto sulla parola. Ascoltiamo cosa ha da dire sulle viti. Le viti sviluppano tanti batteri intorno ad esse. Alcuni di voi che sono stati in giro per tanto tempo, chi ha smontato alcune vecchie protesi sostenute dalle viti, l'odore è decisamente criticabile. E questo perché c'è un flusso di batteri dentro e fuori dall'impianto. Così noi eravamo alla ricerca di un design che poteva provvedere non solo ad una buona conservazione. Abbiamo cercato anche il suo lato biologico. E cioè del fatto che ci siano sempre degli spazi tra le due filettature ed è lì che i batteri arrivavano e si moltiplicavano e rimanevano intorno per tanto tempo. Ogni sistema che ha accesso alla cavità orale significa che avrà a che fare con dei batteri e questi batteri devono essere pensati in termini di ciò che possono causare. Per fortuna abbiamo colto i consigli di Bob e abbiamo iniziato con gli impianti Stryker. La nostra reazione iniziale è stata di sicuro come la maggior parte delle persone che ha iniziato la terapia con Bicon e che sembrava tutto diverso. Come può funzionare? Non c'è vite, non c'è chiave dinamometrica. Come può funzionare? Bene, possiamo dirti che ha funzionato. Non solo funziona, ma lo fa anche molto bene e gli impianti più corti sono stati più facilmente accettati dai pazienti perché non era necessario l'innesto osseo.
Dobbiamo complimentarci con Tom Driscoll, l'inventore. L'aveva capito sin da subito. Ha iniziato la sua ricerca nel 68 con un finanziamento dell'esercito degli Stati Uniti al Battle Memorial Labs in Columbus, in Ohio. Tom non solo ha progettato gli impianti, il suo primo impianto è stato il Scientodont. Il suo secondo impianto è stato il Titanodont, che ha rappresentato proprio qui ed ha praticamente lo stesso design dell'attuale impianto Bicon, a parte il fatto che il maschio era sull'impianto e la connessione femminile era sul moncone. Oggi, come sapete, l'impianto Bicon ha una connessione maschile sul moncone ed una connessione femminile nel pozzetto dell'impianto. Ma quello che molte persone non si rendono conto è che Tom ha realizzato il fosfato beta-tricalcico chiamato Scientograft. I vantaggi del Scientograft rispetto agli altri fosfati beta-tricalcici è che ogni particella è porosa. I nostri omaggi a Tom Driscoll e alla sua inventiva, che certamente ha seguito il principio di Leonardo da Vinci, il quale disse: la semplicità è la più grande sofisticatezza. Bene, Tom ha centrato il punto perché il suo design è rimasto uguale per 35 anni. Razionalmente, pensa a ciò che significa per te essere un clinico. Un sistema che se lo hai scelto nel 1985, oggi lo strumentario sarebbe ancora funzionante. Un impianto acquistato nel 1985 è compatibile con un moncone prodotto nel 2020. Ora, come sappiamo, ci sono molte aziende che sono state create nel 1985 e senza alcuna logica loro sono al tredicesimo, quattordicesimo e alcune anche al quindicesimo design. Come possono dirti ogni 3 anni che loro hanno un migliore design senza alcuna logica di dire che ne sarà dell'impianto che ho comprato 3 anni fa e dell'impianto che ho acquistato 6 anni fa? Mi hai detto che era il migliore. Ragionate in modo logico. Il design Bicon ha avuto molti elementi opinabili, adesso collegati e che ad oggi non sono più discutibili. Le persone non solo li accettano, ma vengono anche copiati. La semplicità non è altro che una ricostruzione estetica. Se sai come prendere un'impronta, cementare una corona su un dente naturale, conosci il trattamento protesico per gli impianti Bicon. Sì, ogni moncone Bicon è un moncone fuso in laboratorio. L'unica differenza è che non costa 700 dollari. Un moncone fuso in laboratorio è facilmente modificabile, perché non c'è alcuna connessione femmina nel foro filettato per la vite. Ha una fantastica flessibilità quando è adattabile. Ha un moncone angolato di 15 gradi, due monconi angolati che si adatteranno a 30 gradi di divergenza. Molto semplice, molto flessibile. Ora, so che dopo aver commercializzato la Bicon per 26 anni, ognuno ha una sua percezione della propria realtà e non è facile cambiare. Le persone vedono cose o credono che siano vere. Come tutti ben sappiamo, ad un certo punto tutti pensavano che il mondo fosse piatto. Beh, chiaramente sappiamo che non è così. Eppure la maggior parte delle persone sono state formate da mentori, da accademici, da chiunque altro che credono in quello in cui credono. Sappiamo tutti che se non prendi una posizione è praticamente impossibile tirarti fuori da quella situazione. Quindi o avete una conoscenza basata sulla fiducia del tuo mentore o di chiunque altro, o avrai la capacità di percepire e determinare la verità da solo. Ad esempio, chi fu il primo a pubblicare la compatibilità del titanio con l'osso? Posso dirvi che in tutto il mondo credono che sia stato Brainmark. Beh, lo ha fatto nel 1983, tuttavia è stato Boot nel 1940, 43 anni prima. Boot in Chicago scrisse a riguardo del titanio e dell'osso e disse che era una fusione. Questa parola inglese in fisica significa uno. Fusione significa uno, così Boot nel 1940 ha detto che il titanio e l'osso fossero una cosa sola. Successivamente, nel 1951, 32 anni prima di Brainmark, Gottlieb Leventhal pubblicò il suo studio sulla compatibilità del titanio e dell'osso. Stranamente e molto curiosamente, ha usato lo stesso aneddoto che Brainmark usò 32 anni dopo. Curioso? Logico? Giusto per darti una prospettiva, Tom Driscoll, l'inventore di questo impianto, che non è un famoso come Brainmark, ma che aveva un impianto in titanio nel 1982, prima della pubblicazione di Brainmark, quest'uomo, un filosofo inglese, all'inizio del 1900 disse: lascia che un uomo cambi radicalmente i suoi pensieri e
e si stupirà della rapida trasformazione ed avrà un effetto nelle condizioni materiali della sua vita. Beh, ora ti chiedo, se attualmente non stai utilizzando impianti Bicon, per favore prenni questo in considerazione e goditi i benefici che darà a te, alla tua famiglia e soprattutto ai tuoi pazienti. Tuttavia, so che è molto difficile per una persona cambiare la propria mentalità, perché la maggior parte non può pensare per loro stessi, sono spinti da influenze commerciali, per altri versi dall'azienda implantare, eccetera, eccetera. Questo poeta tedesco disse, spesso richiede più coraggio cambiare una propria opinione che rimanere fedeli ad essa. So che sarà più facile per te tornare indietro e fare quello che il tuo maestro ti ha insegnato, eccetera, eccetera. Ma fortunatamente non lo sarà. Nel 1994, quando ho preso le redini della Bicon, l'impianto era venduto solo negli Stati Uniti. Oggi, fortunatamente, grazie alla gentilezza di molte persone talentuose, dei nostri ingegneri, i fornitori che ci riforniscono con il prodotto e i mentori che abbiamo in giro per il mondo, la Bicon è presente in quasi 100 paesi. Chiaramente non solo da Vim Morgan, molte persone hanno portato avanti il sistema per il quale siamo grati. Vogliamo che tu think short, assolutamente, positivamente, inequivocabilmente, sfacciatamente, gli impianti corti sono i migliori. Non è bello, è migliore. E fortunatamente ve lo mostrerò durante la prossima ora. Queste sono le misure attuali degli impianti Bicon, come sono venduti oggi. E vi diremo che non c'è bisogno di usare un impianto più lungo di 5 mm. Un impianto short di 5 mm sosterrà ogni dente. Sì, ogni dente. Più lungo non significa che sia migliore. Bene, l'impianto Bicon è stato usato ininterrottamente senza cambiare il suo design, come abbiamo già detto, per 35 anni. Sono decenni e questo è stato spiegato scientificamente. Pochi anni fa, con la rivista di Quintessenza, abbiamo pubblicato un libro che ad oggi è la seconda edizione, dove c'è una ricchezza di informazioni nel caso tu voglia scoprire la realtà dei fatti. In aggiunta, ci sono molteplici pubblicazioni, centinaia di pubblicazioni. Qualsiasi cosa che oggi io menzionerò e che ho menzionato nel passato, è stato pubblicato in queste pubblicazioni, che potete trovare sul nostro sito web bicon.com, insieme ai casi clinici con risultati a lungo termine, accompagnati da prove radiografiche. Sì, prove radiografiche. Onestamente, conosci qualsiasi altro impianto dentale che ha una presentazione dei casi clinici così completa? Bicon è responsabile di tre prodotti: gli impianti short di cui abbiamo già parlato, il Syntograph, il fosfato beta tricalcico. Anche questo già menzionato è che la sua unicità sta nella porosità di ogni particella. Ma negli ultimi 10 anni noi rappresentiamo anche un tipo di materiale chiamato Trinia, che è un materiale metal free in resina CAD-CAM con fibre rinforzate. Quello che ti dirò nella successiva presentazione sarà spiegarti tutto quello che c'è da sapere nel caso lo volessi utilizzare. Non sarà una questione di se lo userai, sarà una questione di quando, perché le sue capacità cliniche sono così vantaggiose per te e per i tuoi pazienti che lo userai. È questione solo di tempo. Un po' di anni fa sono stato invitato da Patrick Schmidlin per un pranzo alla Faculty Club dell'Università di Zurigo e ho detto a Patrick: Patrick, perché ci hai invitato? E lui rispose: Sono interessato agli impianti short. E io dissi: Bene, di sicuro, Patrick. La tua università rappresenta gli impianti dentali, che ha appena introdotto impianti corti. E lui disse: Sì, lo so, ma non funziona. Io dissi: Oh, così abbiamo continuato. E poi lui disse: Ho osservato la Bicon per molto tempo e so che siete un'organizzazione molto sana. E io dissi: Patrick, perché dici questo? E lui rispose: Perché un pesce morto non può nuotare controcorrente e tu stai andando contro la saggezza professionale comune da decenni. Ed ora loro stanno copiando la tua idea. Beh, ho detto: Patrick, grazie mille per il tuo complimento unico che mi hai fatto. E lui rimase sorpreso. Così Patrick ha riconosciuto, come molte persone fanno, anche se altri non lo ammettono, che Driscoll e la Bicon sono stati leader. Sì, gli innovatori, non imitatori. Bicon è la soluzione. Se stai cercando un altro impianto, ce ne sono tanti e ce ne sono tanti con una spesa minore. E chiaramente, ma nessuno ha la documentazione a lungo termine dei risultati clinici. Nessuno. Le aziende potrebbero avere 35 anni di attività, ma alcune di queste al momento stanno commercializzando un impianto che ha solo 1 o 2 anni. E molte di queste è quello che fanno da anni, dicendovi sulla fiducia che loro hanno un impianto, eccetera, eccetera, senza alcuna prova clinica, nessuna durata, mentre Bicon è stato vero per 35 anni. Questo
Questo è logico? Cosa vorreste scegliere? Qualcosa che abbia un percorso documentato o qualcosa che commercializza le persone con il ronzio di parole catturando la loro attenzione? Beh, pensate quando avrete un problema. Bicon, la soluzione. Dottor Millman in Texas ha avuto un problema, un impianto rotto. La soluzione? Metti un Bicon Shield sopra. E per lo stupore di tutti, guardate l'osso. L'osso è aumentato in soli 4 mesi. Sinceramente, avete mai sentito parlare di un sistema implantare che comporta l'aumento del livello osseo? Sì, solo Bicon. Oggi vi dimostreremo, vi illustreremo di come potreste avere la probabilità di aumentare il livello osseo. Bicon è perfetto? No. Sicuramente però è migliore in ordine di grandezza rispetto alla maggior parte di altri sistemi implantari e ve lo dimostreremo. Come vi comportereste? Arriva una giovane paziente, entra e qual è la tua reazione? Beh, con Bicon diresti, se vuoi un impianto, noi possiamo farlo. Un impianto e niente più che un pezzo di titanio che rimpiazza la radice di un dente. Ti faremo un'anestesia locale, useremo degli strumenti manuali, faremo un'osteotomia nella cavità dell'osso, uguale alla misura di un piccolo impianto. Altri direbbero, oh mio Dio, fammi consultare un ortodonzista, implorandolo di espandere le radici. Ma c'è una differenza. Con Bicon, con pochissimo spazio, c'è la risposta per te. Questo è redditizio per voi, conveniente per i vostri pazienti. Le papille, anche quando molto vicini, grazie alla spalla convergente, c'è spazio sufficiente tra i denti. Hai un dente uguale a quello naturale. Un altro esempio, solo Bicon. Hai bisogno di un impianto? Non dobbiamo aspettare 9 mesi per l'innesto osseo, il trauma, la paura, la preoccupazione del paziente o l'idea di inserire qualcosa nel seno mascellare. No, facciamolo adesso, semplice, diretto. Qui c'è un esempio di trattamento del dottor Rolf Ewers di Vienna, una donna di 60 anni con una quantità minima di osso alla quale era stato programmato un significativo innesto osseo. Loro hanno pensato, forse possiamo fare un rialzo del seno mascellare. Ops, non puoi farlo con questa perforazione. Guardate la quantità minima di osso che c'era, un impianto 4x5 mm. E non focalizzatevi solo sulla lunghezza dell'impianto, focalizzatevi sul volume dell'impianto e della corona, le dimensioni. Bicon è la soluzione quando hai un problema. Una mandibola atrofica. Bene, quattro impianti short, 4x5 mm che sostengono una protesi in trinia. Sì, notate l'estensione. Con un impianto posizionato sul canino potete dotare il paziente di occlusione fino al primo molare. Pensateci, impianto in posizione del canino e occlusione fino al primo molare. Possiamo dire che con trinia più lunga è l'estensione e meglio è. Alla faccia della legge di Hante, eresia per molti di voi. Ma è la realtà per coloro di noi che hanno usato Bicon e trinia negli ultimi 10 anni. Sì, per 10 anni abbiamo potuto fornire un'estensione distale di 25-30 mm. Più è lunga l'estensione e meglio sarà. Splintaggio? Perché splintare? Che cosa c'è di logico nel dire che è meglio lo splintaggio? Chiunque dice che il loro impianto è meglio splintato sono gli stessi che dicono che il loro impianto non funziona bene come singola unità. Non puoi averlo in entrambi i modi perché non si può. Rialzo del seno o no? Ancora una volta, splintaggio. Perché? Lo splintaggio è difficile, più difficile di una singola unità, molto più costoso. In origine, Brennemark insegnava il posizionamento bicorticale degli impianti, mentre Driscoll stava posizionando impianti short. Qual è la logica? Splintaggio, protesi difficili o protesi semplici? Hai bisogno di un impianto per ogni dente? No, ma se vuoi un impianto per dente, Bicon può farlo anche per gli incisivi mandibolari. Sì, noi possiamo inserire 4 impianti su 4 incisivi mandibolari. Ad esempio, il paziente può permetterselo, può avere l'impianto. Hai bisogno di questo? No. Tua moglie ha bisogno di una borsa di Gucci? No, ma se tu puoi permettertela, lei forse ne avrà bisogno. Beh, è una protesi semplice, ecco, un impianto da 5 mm, 21 mm di corona posizionata singolarmente. Ma oggi noi consigliamo di posizionare solo 3 impianti full arch per ottenere un'occlusione sia sulla mandibola che sulla mascella. 3 impianti. Non hai bisogno di un All on 4. Tre sono sufficienti se usi Bicon e le persone che lo sostengono. Capisco che adesso loro stiano dicendo forse 5 o 6 impianti lunghi o short implant. Un unico pezzo di protesi in trinia. Qual è più logico? Dimentica la logica, qual è più morale? Per me è immorale posizionare impianti lunghi. Questo è interessante non necessariamente dal punto di vista del paziente, ma piuttosto del clinico. Se stai effettuando un'osteotomia in prossimità del nervo, sei teso. Ogni muscolo è teso.
Torni a casa alla fine della giornata e chiaramente non sei rilassato, perché dovresti esserlo? Tuttavia, se sei in grado di eseguire lo stesso tipo di trattamento appena ti renderai conto di non splintare con gli impianti short, non così vicino al nervo ti rilasserai. Tranquillo, andrai a casa e dirai cosa farò questa sera. La sera è tua, la tensione non c'è più. Ora dov'è la logica qui? Povero Tom DeVitt, hai ereditato questa situazione. Il paziente ha quattro impianti zigomatici e due di questi non sono andati a buon fine. E per quelli tra voi che non hanno familiarità con l'impianto zigomatico, quando non vanno a buon fine c'è un fallimento extraorale, sì, può uscire il pus dalla guancia. Cosa ha fatto Tom? Ha rimosso i due impianti zigomatici falliti, li ha sostituiti con gli impianti short bicon e li ha finalizzati con un'unica protesi in trinia, avvitata sugli impianti zigomatici e cementata sulla trinia. Trinia e bicon, questa è la soluzione, una soluzione ottimale per te e per me come clinico. Dov'è la logica? Perché correggere il rischio? Per cosa? Solo perché qualcuno li commercializza e qualcuno vuole mostrarti di avere capacità chirurgiche? Ma se 5 mm di impianto svolgono lo stesso lavoro, non c'è alcuna logica di giustificare questo. Ops! Yeah! Fuori, attraverso l'orbita. Adesso compriamo un impianto economico. Perché? Correre il rischio di acquistare un impianto economico, finalizzarlo. E cosa ne ottiene il paziente? Niente. Di fatto, il paziente perderà una significativa quantità di osso in 2 anni e mezzo. Incredibile. Ma questo è ciò che avviene quando ci sono persone che vendono impianti economici senza alcuna logica. Ben Franklin, uno dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, disse: "L'amarezza della scarsa qualità rimane a lungo, dopo che la dolcezza del basso prezzo è dimenticata." Così vero, ieri e oggi. Ricorda, non considerare solo il costo di un impianto, ma considera il costo di tutte le componenti accessorie, componenti chirurgiche e protesiche, il costo del materiale per l'innesto osseo ed il reale costo del potenziale fallimento. Perché provare cose nuove quando c'è qualcosa di clinicamente dimostrato? 35 anni di dimostrazioni e spero che voi tutti apprezzerete alla fine di questa presentazione che il maggior costo è il vostro tempo. Se riesci a trattare, come ti dimostreremo, con un numero inferiore di appuntamenti rispetto agli altri sistemi, vedrai i benefici. Ad esempio, tratteremo la maggior parte delle persone con protesi in sole 2 visite anziché 3. Con la trinia non abbiamo più bisogno della prova struttura, pertanto ciò che tu avresti trattato in 3 o 4 visite, noi lo stiamo trattando in 2. E non stiamo solo risparmiando il tempo dell'appuntamento, ma inoltre, anche se non si considera, non abbiamo il rischio di un appuntamento mancato. Così, se puoi eliminare un terzo appuntamento potenzialmente fallimentare, tu hai un significativo profitto. Questa è la logica che usa Bicon. Riguarda i benefici per te e per la tua famiglia. Alessatura ad alta velocità? È logico? Chiaramente no. Chiunque abbia ideato una perforazione ad alta velocità dovrebbe riflettere. Tu sai che l'alta velocità genera calore e loro lo sapevano. Cosa hanno fatto? Hanno detto: ok, facciamo un alesatore interno e potremo irrigare. Ma cosa fa l'irrigazione? Hai una presa costosa ed una cavità che non potrà mai essere pulita. Può essere sterilizzato, ma avrà sempre delle proprietà pirogenetiche. Inoltre l'irrigazione diminuisce anche la visibilità. È più facile guidare in una giornata di sole che in un giorno piovoso. L'irrigazione richiede al tuo assistente una mano occupata su questa. Più importante ancora, diminuisce via il meccanismo di guarigione dell'osso, il sangue e le proteine morfogeniche. Oh, ma non preoccuparti, puoi comprare il materiale per l'innesto osseo. Ma perché? Se pratichi una perforazione lenta, che Driscoll per primo raccomandò 52 anni fa, avrai l'abilità di raccogliere l'osso autologo. Ti dirò, molti dentisti sanno quanto pagano per un impianto, quasi nessun dentista sa quanto paga per sostituire una fresa chirurgica. Il calcolo è stato fatto in Belgio. Se doveste sostituire le frese al numero di osteotomie raccomandato, dovreste aggiungere 100 euro di costo alla procedura. Non so se vi suona bene, ma questo è il concetto. Comprate un Bicon ed un altro impianto dello stesso prezzo ed il semplice fatto di sostituire le frese del set chirurgico rispetto agli altri sistemi implantari vi costerà 100 euro in più ad osteotomia. Guardiamo un attimo la lesatura a bassa velocità. Questi sono gli alesatori da contrangolo Bicon. Hanno due taglienti
che servono solo ad allargare e non renderanno più profonda l'osteotomia. Vengono usati per ottenere incrementi di mezzo millimetro. E notate come i due scarichi raccolgono l'osso. Fateci caso che non c'è quasi sanguinamento. La tua visibilità è ottima, il tuo paziente non fa gargarismi, il tuo assistente ha una mano libera e tu esegui una chirurgia in maniera rilassata. Gli impianti Bicon sono posizionati in una osteotomia della stessa esatta dimensione. Di conseguenza non c'è alcuna pressione sull'osso e come ti mostrerò, non è logico nemmeno usare lo strumento filettato. Il pozzetto dell'impianto è sigillato con un tappo in polietilene. L'osso raccolto va messo sopra l'impianto e la riapertura sarà dopo 10-12 settimane. Un'alternativa a questo la vedremo nel prossimo video. E della tecnica monofasica. Questo è un subcrestale. Osservate, l'impianto è idealmente posizionato 2 o 3 mm sotto l'osso. In ogni caso, può essere anche posizionato a livello crestale, come vi mostrerò. Il fatto che sia in grado di posizionarlo sotto il livello crestale è ideale per gli adolescenti. E sì, noi abitualmente usiamo gli impianti Bicon su adolescenti di 14 anni. Il tappo è rimosso con il dispositivo per la rimozione del tappo di guarigione, che è molto simile ad un cavatappi. Se ami il vino, avrai una maggiore facilità nel rimuovere il tappo di guarigione. Per quanto riguarda la presa di impronta, non è niente di più di un perno di un cilindro. Non importa come lo metti, è correttamente inserito con la pressione delle dita. Nessuna chiave dinamometrica, no viti e nessuna complessità. E questo è il tempo. Ti mostreremo che il vero, reale risparmio di tempo è la nostra scelta negli ultimi 20 anni. E di usare la IAC, Integrated Abutment Crown. Eccola, The Integrated Abutment Crown. Il moncone e la corona sono un'unica cosa ed è posizionata solo con la pressione su un cotton tip. I nostri concorrenti ti diranno che sei preso a martellate. Bene, questo non succede. Sicuro che puoi, se qualcuno volesse. Ma è solo un morso sul cotton tip. Non è semplice, misura il tempo, possono essere minuti, ma quanto tempo ci vuole per mettere un perno in un cilindro? Questo è 2 anni dopo l'intervento. Adesso diamo uno sguardo alla tecnica in un'unica fase, la quale in questo caso sarà un po' differente. Stiamo estraendo un primo molare su un uomo di 45 anni e siccome le radici del dente sono così divergenti, la loro biforcazione sarà molto ampia. In questo caso così particolare vedrete la nostra lesatura. La fresa pilota è posizionata e non hai bisogno di una scansione digitale delle guide. La tua migliore guida è quella di posizionare la fresa pilota in mezzo tra i denti adiacenti, parallelamente ai due impianti adiacenti. Pertanto non devi passare attraverso tutte le macchinazioni digitali solo perché hai uno scan CBCT. E chiunque di voi mi dice che è lo standard implantare, mi opporrei a questo, perché abbiamo posizionato e protesizzato migliaia di impianti prima che la CBCT fosse a disposizione dei dentisti. Quindi se abbiamo avuto successo per anni senza l'uso di questa, non provate a dirmi che questo è lo standard della terapia e deve essere usata. Sicuramente è un aiuto, ma non è necessaria. Chiaramente non necessaria in una situazione come questa, se sai cosa stai facendo. Il pin di guida viene posizionato nell'osteotomia e questo faciliterà il livello di penetrazione che ci è stato dato perfettamente quando usiamo un osteotomo per solco osseo sull'alesatore da contrangolo montato sull'adattatore. Perché c'è una differenza nella fresatura lenta opposta alla fresatura veloce. Quando si sta usando una fresatura lenta, c'è la tendenza a spostare inavvertitamente la fresa o quando si ha un'inclinazione. Ed involontariamente tenderai a far scivolare la fresa dalla sua inclinazione. Oppure, se l'osso che di solito è più denso nella parte palatale o nel lato linguale dell'osteotomia, la fresa viene allontanata involontariamente dall'osso denso. L'utilizzo dei Surcus Formers, come hai appena visto, è un mezzo con il quale puoi evitare questo involontario spostamento. Puoi vedere l'osso che viene raccolto con l'alesatore da contrangolo. Sono prodotti con un titanio di grado chirurgico. E sì, possono essere usati per centinaia di chirurgie. L'impianto viene posizionato con un abutment transmucosale in titanio.
sarà suturato e lasciato di nuovo guarire per 10 o 12 settimane. Nel precedente trattamento che abbiamo visto, abbiamo preso l'impronta il giorno stesso e l'abbiamo affidata al laboratorio, così da fornirci il profilo emergente. Se collabori con un buon odontotecnico, è molto semplice per noi modificare il tessuto molle per fare spazio alla corona. Vedrai il profilo emergente, che ci è stato dato perfettamente quando si toglie il moncone transmucosale. Prenderemo di nuovo l'impronta, iniettando del materiale intorno alla guaina ed è fatta. In alternativa, puoi usare uno scan intraorale, con una guaina bianca che viene posizionata all'interno del pozzetto dell'impianto. Ed ecco la IAC, Integrated Abutment Crown. Guarda quanto tempo! Un perno in un cilindro, questo è, non minuti, secondi. Sì, se non stai beneficiando di questo, risparmi con queste ricostruzioni. Pensa riguardo alla logica di Bicon. Rifletti sulle corone non cementate, sulle corone senza viti, con facilità e velocità. È un regalo, solo se puoi pensare in maniera differente. Solo perché i tuoi mentori hanno detto che più è lungo, meglio è. Eccetera, eccetera, non è necessariamente vero. Non devi usare Bicon, ma almeno riconoscere il fatto che ci sono migliaia di persone in centinaia di paesi che lo sono. Cosa è logico e qual è la dimostrazione basata sul più è lungo, meglio è? Qual è la logica o la prova basata tra il one-to-one? Beh, insinuo che non c'è niente. Le leggi della meccanica in Dubai richiedono gli edifici più lunghi e più alti al mondo. Vanno sottoterra fino a 50 metri e verso l'alto fino ad 830 metri. Bene, adesso pensiamo alle leggi naturali. Dov'è la dimostrazione qui? Le sequoie giganti in California, loro si alzano fino a 100 metri e vanno giù fino a 3 metri. Più è lungo, meglio è in rapporto 1 a 1? Chi lo dice? Ma questa non è odontoiatria, beh, questa è odontoiatria. Il primo molare che tutti noi conosciamo, il quale ha una corona 2 volte più lunga della sua radice, può stare lì per 7 decenni. Chi di noi con questa esperienza l'ha potuto vedere? I molari primari rimangono per 7 decenni con un rapporto corona-radice di 2 a 1. Dov'è la logica? Dov'è la base delle conoscenze di cui parlano i nostri accademici? Non c'è alcuna logica. E io ti dico di nuovo che la professione è stata ingannata dalla commercializzazione del materiale implantare da parte delle aziende. Guarda l'impianto Bicon. È in rapporto 1 a 1? No. Ed è sopravvissuto per decenni. Questa pubblicazione è stata fatta nel 2010. Dimostra che la corona della protesi può essere 5 volte più lunga dell'impianto. Un altro esempio. Non guardate solo la lunghezza, ma guardate anche il volume. Questo è un molare. Qual è il suo volume? 5, 6, 8, 10 volte il volume dell'impianto? Può un impianto geometricamente piccolo decidere le sue capacità cliniche? E la risposta è assolutamente sì. Se vedessi un impianto senza la spalla convergente, lo snobberei immediatamente. Questo è l'insieme del design e tu hai bisogno totalmente del design per ottenere tutte le capacità cliniche ineguagliabili di Bicon. E parleremo di ciascuna di queste nella nostra presentazione. Per prima cosa ci sono le alette del plateau. Queste permettono la formazione di un diverso tipo di osso. Molti di voi non crederanno che permetta una migliore qualità di osso, una maggiore superficie, una migliore distribuzione delle sollecitazioni. Vi faccio una domanda alla quale vi ho già dato la risposta. L'osso intorno agli impianti in titanio è sempre lo stesso? La maggior parte di voi dirà di sì, osso è osso, titanio è titanio. Beh, non in questo caso, e te lo dimostro. È logico usare impianti filettati? Assolutamente no. Sappiamo questo dalle nostre conoscenze sull'ortodonzia e te lo dimostro. Se prendi un impianto filettato, cosa fai? Fai pressione nell'osso e sappiamo dall'ortodonzia che sotto pressione l'osso si riassorbe. Perché fare pressione sull'osso? Non è logico. Così si ottiene immediatamente un'attività osteoclastica dell'osso con l'impianto filettato e così l'osso crescerà di nuovo verso l'impianto in titanio, ma crescerà come osso apposizionale, l'osso di una microfrattura, mentre se si prende un impianto a plateau, in una osteotomia, otterrà immediatamente un'attività osteoblastica, senza nessun riassorbimento. Driscoll sapeva cosa stava facendo e l'osso cresce come corticale. Osso arvesiano con elevate proprietà meccaniche. Questo è stato pubblicato molteplici volte negli ultimi 15 anni. Molteplici volte. Il principale autore di queste pubblicazioni è Paolo Coelho della New York University. Sono tutte su PubMed, sono disponibili da 15 anni.
sono state ignorate dalla professione. Perché? Non saprei, perché loro hanno comprato impianti filettati ed è difficile cambiare la storia. Ma non c'è alcuna logica nell'usare un impianto filettato, non solo per la pressione che si fa sull'osso, ma anche per la vite. Andiamo avanti. Queste sono delle immagini dell'istologia umana fornite da Paolo Coelho e i suoi colleghi. E dopo 12 mesi, dopo 8 anni, osservate l'impianto dopo 13 anni. Questa è l'istologia umana e ciò che mi ha impressionato è che c'è un vaso sanguigno tra ogni plateau dell'impianto Bicon. Questo ci sta dicendo qualcosa ed ora vediamo le loro conclusioni. Un'eccezionale guarigione con l'osso corticalizzato e con altre proprietà meccaniche. Questo è il perché gli impianti short Bicon funzionano, dove un impianto corto di altri sistemi non può funzionare. Il punto sta nell'osso. Quindi ulteriori evidenze istologiche hanno fatto così tanto per l'istologia che tu puoi davvero vedere i vasi sanguigni all'interno dell'osso tra i plateau. Quindi tu puoi caricare lateralmente un impianto Bicon ed è significativamente differente sollecitare lateralmente un impianto cilindrico esercitando un carico laterale di un impianto cilindrico. Otterrai un'inevitabile quantità di tensione sul lato opposto e sull'apice dello stesso lato. Tutto quello che vedi raffigurato in blu è solo un rischio chirurgico senza vantaggio. Sì, perché porta ad un rischio chirurgico senza un beneficio. Se invece con un impianto di 5 mm esercitate un carico laterale, questo si distribuisce tra il plateau inferiore e superiore e tra le forze occlusali circostanti. Bicon è logica. Si dovrebbe alleggerire il carico occlusale come ci è stato consigliato quando si rileva una perdita di osso? Io direi di no. Se dovessi notare della perdita d'osso intorno ad un impianto Bicon, la prima cosa che cercheremo sarebbe una ipoocclusione. Spesso è questo. Cosa dovremo fare quando vediamo una perdita di osso? Lo metteremo in occlusione? E quali sono le basi logiche per questo? Beh, la legge di Wolff. Wolff nel 1892 fece uno studio seminale. In pratica disse che l'osso è simile ad un muscolo. Più si usa e più cambierà la sua forma e aumenterà di volume. E se tu non lo usi, si atrofizzerà. Chiaramente non lo vediamo nei nostri alveoli? Se non hai nessun dente, non c'è alcuna stimolazione dell'osso, che cosa succede all'alveolo? Si riassorbe, quindi fa parte del nostro mondo se vuoi. Quindi il lavoro di Wolff era vero nel 1892, per come lo è oggi, ma è altrettanto vero per l'osso intorno all'impianto Bicon o di altri impianti. Se non eri a conoscenza, ti consiglio di leggere a proposito della legge di Wolff. Questa è una radiografia che evidenzia la legge di Wolff. Come puoi vedere, l'osso cambia la sua forma se posto a funzionalizzazione, caso dopo caso, giorno dell'inserzione, un anno dopo, gennaio 2011, agosto 2012. L'osso cambia sotto funzione. 4 anni dopo il caricamento, 11 anni, nessun rialzo del seno. Incredibile, no? No, non per gli utilizzatori Bicon. Non stiamo consigliando ai nostri pazienti di fare un rialzo del seno mascellare laterale. Lo abbiamo fatto nei giorni passati. Probabilmente avevamo fatto 2 rialzi di seno a settimana quando usavamo gli impianti IMZ. Oggi raramente semmai facciamo rialzo del seno laterale. Un altro aspetto è, può una forza eccessiva causare la perdita di osso? Beh, la maggior parte delle persone direbbero di sì. Se così fosse, per favore, spiegatemi questo. Quest'uomo è tetraplegico, paziente del Don Rattenberg in Merplet Mass. Ha inserito questo impianto circa 20 anni fa, probabilmente anche 25. Ed essendo un tetraplegico, questo impianto protesizzato è la sua mano surrogata. Lui si infila i suoi vestiti, apre il suo portafoglio, eccetera, con questo unico impianto. Guarda l'impianto nell'interfaccia ossea. È una prova che dimostra che la connessione è batteriologicamente sigillata. Non hai bisogno di una pubblicazione. E se agisci, non è la forza delle tue convinzioni? Nella tua logica, di cosa dovresti sapere riguardo all'osso? Se questa connessione, che è subcrestale, fosse stata infettata da un flusso di batteri o da micromovimenti, non ci sarebbe stato dell'osso. Questo è il perché Bicon può inserire impianti di routine in adolescenti di 14 anni. Come facciamo abitualmente, solo Bicon. Considera una connessione che abbia dei micromovimenti. In questa situazione l'osso si sarebbe riassorbito. Un altro mantra della professione è che si richiede un tessuto cheratinizzato. Tu devi avere un innesto pre-gengivale, eccetera, eccetera, ed il paziente ha dei costi.
potresti farlo quando si ha una connessione tra impianto e moncone, che ha un flusso di batteri e di micromovimenti, ma non lo fai con gli impianti Bicon. Abbiamo curato questo paziente che ha un ameloblastoma e ha subito la resezione della mandibola ed era quasi vicino all'innesto crestale nel 1994. Abbiamo posizionato gli impianti e abbiamo avuto questa soddisfacente mucosa orale. Era il pavimento della mucosa della bocca e non era gengiva. Avevamo 8 o 9 mm di questo tessuto che è stato semplicemente asportato fino all'osso e abbiamo fatto una medicazione periodontale coprendo quest'osso e lo abbiamo stabilizzato con delle fibre acriliche ed ha funzionato sul paziente per 2 settimane. E guardate la mucosa che abbiamo ottenuto dopo 2 settimane. Bellissima. Ora guardiamo la mucosa dopo 25 anni. Sì, è tanto tempo. Abbiamo realizzato una protesi che se l'avessimo fatta ad oggi non avremmo portato la porcellana fino all'area cervicale dell'abutment. L'avremmo lasciata completamente metallico. E questo è dopo 5 anni e mezzo, nessuna perdita di osso, ma sfortunatamente l'igiene non è stata ottimale. Dopo 14 anni, come è evidente dal volume del tartaro che si trova sulla parte frontale, così abbiamo avuto un'infiammazione. È l'inizio della perdita di osso, soprattutto nella parte più distale dell'impianto. Come potete vedere qui e dalla radiografia, vedrete la perdita di osso, ma dopo 24 anni osservate la mucosa. Questa è mucosa orale. Dopo 14 anni c'è lo stesso livello osseo con cui ha iniziato ed ha continuato correttamente fino ai 25. Ora si è stabilizzato. Guardiamo un attimo la mucosa orale. Nessun tessuto cheramitizzato. Così. Tanto per la vostra fiducia che gli impianti hanno bisogno di un tessuto cheramitizzato per durare a lungo. Quello che dovreste sapere è che gli impianti che hanno dei micromovimenti ed un flusso batterico hanno bisogno di beneficiare del tessuto cheramitizzato. Impianti short. Beh, loro ti danno la capacità di sperare dove gli altri non possono. Meno rischi e tutti i benefici sono tuoi, semplicemente usando impianti Bicon. Il nervo alveolare inferiore, guardate il rapporto della corona impianto, nessuno splintaggio. Avremmo potuto splintare, ma non era necessario. Bicon funziona in modo ottimale a singole unità. Non è meglio splintare come ho detto. Puoi splintare? Sì, ma se conosci la legge di Wolff non c'è ragione di farlo. A meno che lo splintaggio non ti aiuti ad evitare l'allentamento delle viti. Ah, è questa la motivazione per la quale sei stato fuorviato nel pensare che lo splintaggio sia meglio? Pensaci su, guarda l'impianto della misura 4x5, esattamente sopra il nervo, guarda la misura della corona, dopo 9 anni. Un altro. Procediamo con le posizioni universali del moncone. È una benedizione, ed ancora tutti voi dovreste saperlo, lo abbiamo imparato all'asilo quando avevamo 5 anni. Quando la tua insegnante ti diede un piolo quadrato per un foro quadrato ed un piolo rotondo per un foro rotondo, all'età di 5 anni tu sapevi già che il più semplice da usare era il piolo rotondo dentro il foro rotondo. E questo è esattamente quello che è la connessione tra un moncone ed un impianto Bicon. Sfortunatamente, alcuni dentisti pensano di avere bisogno di una brugola esagonale o di un riferimento per posizionare con precisione. E quando qualcuno mi dice questo, io sorrido, perché so benissimo che non possiamo offrire un grande vantaggio nell'essere dentisti. Perché chiedo loro, hai mai posizionato una corona su un incisivo laterale sul dente laterale del paziente? E loro ti diranno di sì. Tu lo inserisci nella bocca ed il paziente ti dice, non mi piace. Solo un po', ruotalo leggermente. E la nostra reazione è, no, no, no. L'odontotecnico sa quello che è estetico e quello che non lo è. Beh, chi ha ragione? Il paziente. Quindi con Bicon, sicuramente, dove vuoi che lo metta? Lo ruoti giusto un pezzettino. Ti piace così? Ok, attivato. Quindi il 360, contrariamente a quello che molti credono, è una benedizione, non è un ostacolo per qualsiasi parte dell'immaginazione se stai pensando con logica. Cosa ci dà il 360? Ci dà la cementazione extraorale. Tutti noi sappiamo che uno dei più grandi problemi con gli impianti è il cemento. Beh, se hai un problema con il cemento, non usarlo. Il problema non c'è più. E questo grazie all'OIAC, The Integrated Abutment Crown, la quale ti ho appena mostrato e ti permette di fare delle piccole modifiche estetiche che ti ho già spiegato. Ma quello che vedrai è l'usare la protesi per l'orientamento, il posizionamento e l'attivazione del moncone. Sì, hai risparmiato del tempo e il tempo è denaro. E il tempo risparmiato è un vantaggio per te e per la tua famiglia. Tutto quello che dobbiamo fare è pensare alla famiglia. Quindi, il moncone. Tu puoi prendere l'impronta come se si trattasse di un moncone naturale.
In alternativa, potresti mettere le guaine su di esso, prendendo un'impronta indiretta e cementare la corona. O qualsiasi cosa tu abbia potenzialmente per il cemento estraneo. Ma eccolo, ancora una volta, nessun rialzo del seno. Hai visto quanti trattamenti facciamo senza rialzo del seno? Notevole. Facciamo risparmiare al paziente migliaia di dollari. Risparmiamo tempo e siamo efficienti. Adesso potresti non esserlo, ma riconosci il fatto che gli utilizzatori Bicon lo siano. Quindi il cemento estraneo, vedi quel pezzettino di cemento sulla corona fusa di porcellana? Sì, quel piccolo pezzetto di cemento ha causato la trasudazione e la perdita di osso. È praticamente impossibile per ogni dentista rimuovere regolarmente 360 gradi di cemento estraneo. Io non posso, tu non puoi, e quindi per evitare la cementazione extraorale io uso la IAC. The Integrated Abutment Crown. È logico. E se è un problema, evitalo. Questo è un esempio di cementazione extraorale. Contro il cemento, cemento sul moncone. Pulire via il cemento estraneo, inserite il moncone nella corona come singola unità. La IAC, quella che ho menzionato, la usiamo da più di 20 anni. È stata pubblicata nel 2007, 13 anni fa, nel Journal of Prostodontics. Ed è questo. Non è niente di nuovo. 13 anni. Se non nulla riguarda questo, perché? È logico, è una benedizione. Quindi comporta l'utilizzo della policeramica, sulla quale, in particolar modo negli Stati Uniti, tutti quanti siamo stati ingannati dalla commercializzazione del materiale. Sono convinto che vogliamo qualcosa di forte, vogliamo qualcosa che non si rompa. Zirconia? Enamic? Dura? Un materiale forte? Beh, forse no. Tutti noi sappiamo che la porcellana naturale levica i denti antagonisti. Quindi sacrificherai la dentatura opposta e tutto questo perché non vuoi che qualcosa si rompa. Vorrei consigliarti che da anni, da 20 anni, c'è un modo migliore. Ma tutti hanno le proprie convinzioni, che solo il loro materiale scelto può essere estetico. Beh, ora ti chiedo e chiedo agli altri professionisti, datemi un giudizio su quale sia la protesizzazione più estetica. Scegline una in zirconia, una in porcellana, una in policeramica. Dimmi qual è la più estetica. C'è una sola risposta? Hai scelto quella giusta? Un po' di pazienza. Inizialmente aggiungevamo manualmente i vari strati della IAC quando abbiamo iniziato ad usarla circa 20 anni fa. Così abbiamo realizzato una tecnica e questa è stata sviluppata nel laboratorio di Paolo Perpetuini in Roma. Lui ha sviluppato tutte le tecniche possibili relative a Bicon. Guarda le papille, guarda il lato estetico. Non c'è zirconia, non c'è porcellana, questo è un materiale in policeramica. Adesso prestate attenzione a questo caso, con il vantaggio della policeramica. Questo è un paziente, un adolescente di 15 anni, non aveva papille, come potete vedere. E la IAC è stata inserita quando lui aveva 16 anni. Seguiamo insieme il suo caso nei successivi 13 anni. Dopo 8 anni, i denti naturali hanno continuato a eruttare e l'impianto è rimasto fisso. Ma con la policeramica la possibilità con il paziente sulla poltrona è quella di raggiungere direttamente il materiale. Puoi farlo con la zirconia, con la porcellana, puoi farlo con un materiale duro? No. E ci sono altri vantaggi. Guarda la papilla. Questo è come si presenta ad 8 anni dall'inserzione. Volete vederlo all'età di 23 anni? Beh, guardate a 27 anni. Guardate la mancanza di papille all'età di 15 anni. Come spesso abbiamo detto, ascoltare è una cosa, vedere è credere e fare è sapere. Prima di questa presentazione molti di voi avevano sentito solo parlare di Bicon. Oggi avete visto e quindi potete crederci. Tuttavia non lo conoscerete veramente fino a quando non lo proverete. Credo che esista un paradiso, dovrei conoscerlo? Non voglio scoprirlo oggi. Ma quando lo farete saprete che vi stiamo dicendo la verità più assoluta, con dei benefici per voi e per la vostra famiglia. Oggi abbiamo la IAC fresata con tecnologia CAD/CAM. Molte aziende commercializzano questi prodotti, ce ne sono due, la Shafu e la JC, entrambe testati presso l'Università di San Paolo in Perù, dal dottor Estema Bonfante, ed il risultato è che sono veramente resistenti. E se pensate di avere bisogno di qualcosa di resistente come altri materiali, vedete, loro ce l'hanno. E questa è la tecnica. Digitalmente sono fresati e come vedete più avanti nella presentazione le papille migliorano nel tempo. Guardate la situazione nel margine di metallo il giorno dell'inserzione.
Grazie all'assenza del flusso batterico, le papille migliorano. Consideriamo adesso un caso di rimozione per ragioni estetiche di 3 PFM realizzate 15 anni fa perché il dente laterale si è scurito negli anni. Queste corone sono state inserite per 15 anni e semplicemente rimaste in pochi secondi. Potreste rimuovere 3 corone di metallo fuse in porcellana cementate sul moncone che è stato fissato sulla vite? No, e noi prendiamo l'impronta immediatamente e non è niente di più di 3 cilindri e di 3 fori rotondi. Inoltre utilizziamo la IAC da 15 anni come un provvisorio e poi arriverà il momento dell'inserzione. E come ho detto in pochi secondi, questo è quello che succede. 1, 2, 3. Quanto tempo impieghereste per inserire 3 corone anteriori? Probabilmente mentre voi ancora cercate la chiave dinamometrica, noi abbiamo già finito. Guardate le papille e soprattutto guardate l'osso. Come vedrete nella prossima slide, dopo 15 anni c'è osso, pronto ad essere rimosso. Semplicemente ruotare e tirare, aggiungendo margine cervicale. Possiamo restaurarlo in meno tempo di quanto impieghereste per scusarvi per questo. E non lo saprete mai. Quanti pazienti non vengono da voi perché avete lasciato uno dei loro parenti o i loro amici con il margine di metallo. Dato che l'abutment è un solido massiccio senza foro passante, dovete solamente rettificarlo aggiungendo il materiale in policeramica e rimuovere la corona in pochi secondi. E potete vedere con i vostri occhi in pochi secondi, non minuti, secondi. Riguardo ai contatti interprossimali, cosa è veramente importante? Il recente rapporto dell'European Association of Osteointegration ha stabilito che dopo 5 anni il 50% delle protesizzazioni degli impianti hanno contatti interprossimali aperti. Bene, quindi se il 50% di questi hanno un contatto interprossimale aperto, che cosa fareste? Spieghereste alla persona come usare il filo interdentale al ristorante mettendo la loro mano sopra la bocca? Non potete finanziariamente o economicamente chiudere questi contatti, ma con l'abutment Bicon ruota ed estrai, sia che sia lì da un giorno o da 15 anni. È possibile ricreare i punti di contatto. Adesso, ipoocclusione. Come già detto, in caso di perdita di osso, la prima cosa che farete con Bicon è controllare e vedere se c'è una ipoocclusione. Per noi è facile usare queste policeramiche perché le aggiungiamo con il materiale e guidiamo il funzionamento, l'occlusione e l'appuntamento sulla poltrona è concluso. Cosa farete voi, solitamente? Se non si interviene, il paziente avrà un'occlusione incoerente. Diamo uno sguardo ai vantaggi della base emisferica. Inizialmente non abbiamo apprezzato i vantaggi di questa geometria, ma lo facciamo oggi. Più ampia è la base emisferica e meglio è, sì, usare il più ampio abutment emisferico senza invadere lo spazio per le papille. Ed ecco il perché. Stiamo perdendo osso intorno all'impianto. Nel cerchio rosso, semplicemente perché la base emisferica non è larga abbastanza, basta solo cambiare l'abutment con una base emisferica più ampia ed ecco che la perdita di osso si trasforma in un aumento di osso. La base emisferica è molto importante. Vediamo un altro esempio, caso in cui l'osso è allo stesso livello nella parte mesiale e distale dell'impianto e ancora nel periodo della protesizzazione non aveva nella base emisferica della parte mesiale alcuna perdita di osso. Nessuna base emisferica nella parte distale, potete vedere la perdita di osso. Le cose semplici contano, quindi se Bicon vi coinvolge potrete veramente apprezzarne le sfumature e l'attenzione al dettaglio per avere cura dei pazienti. Quindi vediamo qualche altro esempio di base emisferica. Uno studio fatto da Sun Kei Chang, uno studio retrospettivo pubblicato 9 anni fa, nel 2011, dimostra che questi impianti portano ad un significativo aumento di livello osseo e avevano tutti una larga base emisferica. Ditemi adesso se questa connessione impianto-moncone non è sigillata batteriologicamente. Non potete se non avete alcun riscontro scientifico. Quell'abutment non può avere dei micromovimenti e deve essere sigillato battericamente. In caso contrario non ci sarebbe osso qui e questo è dopo 14 anni. Un altro esempio di base emisferica. Le caratteristiche e i vantaggi di questo, vedere per credere. Sì, anche sotto CBCT,
Notate la posizione subcrestale dell'impianto, la spalla convergente, come già spiegato. Se un impianto non ha una spalla convergente, immediatamente io lo scarto perché non ha alcun vantaggio per me. È che abbiamo il design della spalla convergente, che penso sia fondamentale, perché oggi la maggior parte degli impianti, quando escono fuori dalla cresta o sono più larghi del corpo dell'impianto perché si allargano oppure hanno lo stesso diametro, beh, il problema è che la parte più stretta dell'osso, la maggior parte delle volte è la cresta. Quindi, se attraversate la cresta e assottigliate l'osso esistente, penso che quello che potrebbe succedere, che si verifichi, sarà un riassorbimento e può compromettere l'apporto di sangue. Quindi potreste avere un problema con l'osso. E avendo una spalla convergente, non solo si evita il rischio di rimuovere un'eccessiva quantità di osso, ma permette anche di avere una maggiore formazione in quell'area. E credo che ci sia un vantaggio netto in termini di non assorbimento. Quindi la geometria dell'impianto fornisce spazio per l'osso e l'osso supporta le papille. E questo è ben visibile graficamente. I diametri delle bottiglie di acqua sono uguali, uno con uno e uno senza spalla convergente. Gli impianti senza spalla convergente non hanno spazio, ma cos'è quella piccola cosa come una papilla? Le papille sono significative. Questo lo apprezzo molto, perché guardate il giorno dell'inserzione, metallo e nessuna papilla, ancora in sole 3 settimane e ecco la papilla. Gli incisivi inferiori sono molto difficili da realizzare esteticamente. Ma vi diremo che le papille migliorano con il tempo. Il giorno dell'inserzione, a 10 mesi, a 2 anni, ancora a 8 anni, la papilla è ancora lì, nell'incisivo inferiore. Vediamo, risultato a lungo termine, 17 anni. Questo caso è stato un carico immediato. Molte persone dicono che ba con Bicon non si può realizzare il carico immediato e che sia funzionale. Beh, abbiamo fatto questo per anni. C'è la papilla, 2002. Gli impianti sono posizionati. Dopo 17 anni c'è ancora la papilla ed ecco che la parte statica della IACO dopo 17 anni non sono in porcellana, sono in materiale policeramico. Vedere per credere. Diamo uno sguardo al sigillo batterico, il quale penso che sia uno dei più importanti e significativi aspetti del sistema Bicon. Questo, ed è stato il primo impianto a farlo, ed ora è stato copiato in maniera significativa perché, come sappiamo, è importante. Non stiamo ottenendo perdite batteriche in quest'area e se non abbiamo perdita batterica non avremo una perdita di osso. Questo veramente dà delle ragioni parodontali. Questo è nessuna infiammazione e soprattutto nessun odore. Questo è stato studiato all'Università di Boston e al Forsyth Clinic e pubblicato nel 2005. Questo è di 15 anni fa ed è stato pubblicato anche nel 2008, il quale è stato 12 anni fa all'Università di Roma. Ed ecco come appare. Il sanguinamento petecchiale non può essere confermato da questo video, ma cos'altro potrebbe essere? Nessun sanguinamento, rimuovendo l'abutment nel giro di pochi secondi. Avrete un'emorragia petecchiale, indicativo del fatto che ci deve essere stato qualche tipo di tessuto della mucosa attaccato alla base in titanio. Dovremmo essere preoccupati per la presenza di batteri? Sì, dovremmo. Questa è una recente pubblicazione di quasi un anno fa, che implica la semplice P. gingivalis nella malattia dell'Alzheimer. I batteri del cavo orale e le connessioni infette sono molto importanti. È logico avere un abutment con micromovimenti e un flusso di batteri? Assolutamente no, ma la professione insegna che i batteri sono dannosi non solo per i vostri alveoli, per le vostre arterie coronarie, eccetera, eccetera. E ti consigliamo di fare qualsiasi cosa tu possa e ti venga consigliato, passare il filo interdentale, togliere il tartaro, prendere la doxiciclina, fare qualsiasi cosa per eliminare questi batteri perché sono dannosi. E di nuovo, i più ignorano il fatto che stiamo mettendo delle riserve infettate da batteri negli alveoli di qualcuno che non può essere curato. Dov'è la logica? Beh, questo
Il dottor Zipprich ha un'eccellente presentazione su YouTube ed ha dichiarato che ha testato tutte le connessioni abitate e che queste hanno sostanzialmente tutte un micromovimento sotto al carico. Qui quello che dice riguardo a Bicon. Questa è l'interfaccia Bicon. Come possiamo vedere, qui c'è un micrograppo, ma la cosa interessante sta nel fatto che se noi lo carichiamo con 2000 newton, il micrograppo non è cambiato. Quindi all'interno non c'è alcun micromovimento, mentre questa è una copia economica del sistema Bicon e possiamo vedere che all'interno dell'interfaccia c'è un microgatto, micromovimento. E allora, perché dovreste comprare una copia di Bicon quando potreste avere l'originale? Per qualsiasi dollaro o euro o altra valuta avete risparmiato, state rischiando un impianto impreciso. Non ne vale la pena. Il Syntegraft, come abbiamo menzionato, dimostreremo le sue capacità cliniche. Siamo in presenza di un dente estratto per ragioni varie. La paziente voleva che solo un dente fosse estratto, e così è stato. Notate a livello crestale, vestibolarmente, probabilmente 10, 12 o 15 mm sotto la cresta lingualmente. Vedere per credere. Qui siamo nel 2013, nel momento del posizionamento, 2014. Vedete l'impianto? Apicale agli apici, adiacenti dei denti. Dopo 2 anni, non nella migliore condizione igienica, guardate l'osso intorno al dente naturale, come è migliorato. E guardate il tessuto. Vedere per credere. Ed ecco al primo giorno. E dopo 4 anni e mezzo. Rapporto corona-impianto. Vedete la versatilità clinica? Nessuna cresta è perfettamente piatta. Con Bicon potete posizionare sotto la cresta dell'osso, su una superficie crestale e su un'altra a livello. Le capacità cliniche sono senza paragoni. Il Syntegraft, un esempio istologico. A quest'uomo sono stati posizionati con successo degli impianti e tutto il materiale sopra la linea rossa è il Syntegraft. Per ragioni psicologiche ha insistito che fossero rimossi, il che ci ha fornito questa istologia che possiamo osservare. Il materiale che è presente sopra la linea è sintetico e poi è praticamente sparito, quindi il Syntegraft si assorbe nel tempo. Impianti in error? Beh, da soli si commentano. Gli incisivi inferiori possono essere sostituiti con Bicon e non con gli altri sistemi. Impianti in error? IAC con la tecnologia CAD-CAM e che la papilla abbiamo appurato migliora nel tempo. E questo è. Se volete, 4 incisivi inferiori con Bicon si possono realizzare. Uno sguardo a questo caso clinico si commenta da solo. 2 denti sono stati fratturati a causa di un incidente in bicicletta nel 2001. Notiamo una mancanza di osso intorno al dente naturale nel 2002. E vediamo cosa succede dopo aver posizionato un impianto Bicon. È incredibile come nel 2006 l'osso è ancora lì. Tuttavia, nel 2007 è iniziato il riassorbimento interno. Sfortunatamente il paziente si è trasferito da Boston in Georgia, dove ha curato il riassorbimento interno attraverso l'inserimento di un impianto che a causa di micromovimenti e del flusso batterico ha fatto sì che il paziente perdesse l'osso in quell'area, mentre nel lato dell'impianto Bicon è ancora presente. Concluderemo con una breve dimostrazione della trinia, alla quale dedicheremo una presentazione più completa tra qualche settimana. Trinia è un materiale rivoluzionario, metal flea, CAD-CAM, 40% di resina e 60% di fibre di vetro. È fresato. Osserviamo le sue potenzialità. Sì, non avrete mai un fallimento significativo, catastrofico. 2 visite protesiche. Un perno che entra in un cilindro. In alternativa si può utilizzare uno scan body e realizzare una scansione, ma è facile, no viti, no chiave dinamometrica. E non c'è alcun bisogno di una struttura di prova con trinia.
la precisione dei componenti, la precisione delle fresature computerizzate. Ed ecco che la protesi è orientata e posizionata sui manconi. Pensateci, tutti calzano e nel caso ci fosse qualche contatto che impedisce il posizionamento passivo, dovete semplicemente aggiustare quel piccolo puntino nero. Quindi due visite, probabilmente, forse sì, ci vorranno 3 visite. E allora hai il potenziale di 3 appuntamenti mancati. Se puoi eliminare una visita, puoi eliminare il 33% di una potenziale visita fallimentare. Vedere per credere. Ora direte: oh, questo è bello e semplice. Gli impianti sono relativamente paralleli. Tuttavia, adesso vi mostreremo un ponte di 5 elementi, che è stato finalizzato in 2 visite protesiche. Eccolo lì. Gli impianti sono paralleli? No. Tecnica per l'impronta. Quanto tempo ci impiegate per fare questo per 5 unità? 2 perni che entrano in 2 cilindri. Per l'impronta dovete aspettare 4 minuti per far sì che il materiale si fissi. Chiaramente è stata registrata l'occlusione sulle guaine. Poi la struttura in trigna verrà fresata e sarà aggiunto il materiale in policeramica alla struttura della trigna e poi useremo la protesi per orientare e posizionare gli abutment. All'inizio posizioneremo solo il moncone sul canino, allineando il mesiale del canino con il laterale del distale. Mediante una leggera pressione posizioniamo il moncone e poi rinforziamo e posizioniamo un altro moncone nella protesi e inseriamo il gambo nel lume implantare, così da allinearlo con il canino anteriore. Controlliamo l'occlusione, lo rimuoviamo e cementiamo. Vi dico che ognuna di queste visite per questo ponte di 5 unità è stata realizzata con meno di 30 minuti. Pensateci, un ponte di 5 unità in sole 2 visite, per un totale di un'ora. Non sono dei vantaggi per te, per la tua famiglia e per i tuoi pazienti? Quindi, per concludere, queste sono le caratteristiche macrogeometriche di un impianto Bicon, che gli dà queste capacità cliniche e consente tali capacità cliniche. Mi auguro di essere stato in grado di dimostrarvi ancora una volta i vantaggi e i benefici personali, ma anche quelli per le vostre famiglie e soprattutto per i vostri pazienti. Più l'impianto è corto, e meglio è. La fresatura non richiede irrigazione, gli impianti non hanno bisogno di stabilità primaria. Aumentano l'osso, gli impianti Bicon lo fanno, gli impianti possono essere posizionati con una minima quantità di osso, il rapporto corona-radice può essere 5 a 1 o maggiore, gli impianti non hanno bisogno di essere splintati, è illogico dire che è meglio splintare, a meno che non stiate cercando di evitare la perdita delle viti. Gli impianti possono essere posizionati sugli adolescenti, sì, regolarmente dai 14 anni, quindi umilmente speriamo di essere stati in grado di dimostrarvi che cosa stiamo facendo e quello che tanti vostri colleghi stanno già facendo per i vantaggi a vostro beneficio e i vantaggi degli altri a beneficio degli altri. Considerando le capacità cliniche senza uguali raggiunte con il minor tempo sulla poltrona, minor costi, minor traumaticità per il paziente, ricordate, il vostro tempo è il bene più prezioso e il vostro tempo è molto costoso. Grazie per aver seguito la nostra presentazione.